Buongiorno a tutti, sapeste quante novità ci sono? È passato un anno dall'ultimo episodio e qualche mese fa, parecchi mesi fa, Gunther, Gunnar e Henrik hanno usufruito di un congedo. Anche Gabriel ne ha usufruito, ma di Gabriel ne parleremo poi. E sono venuti a casa per un paio di giorni di congedo e il risultato è stato questo. Eccola qui, Ruth aspetta un altro bambino. Insomma, sono in congedo, cosa fanno con le mogli? Quindi Ruth aspetta il suo secondo bebè, lui ha potuto riabbracciare il suo papà, era felicissimo, e Hansel si è informato e è sempre un po' sconvolto con la sorella che gli fa sempre da angelo custode. Lei è anche un po' disturbata e pulisci gioia, pulisci, ripulisci o riponi perché è buono ancora e parla sempre con suo fratello. Allora, questo lo mettiamo in frigo e comunque, a parte questo, la novità, questa era la novità bella. Anche Gunther ha avuto il suo congedo ed è andato da Britta, ovviamente. E noi, per continuare a parlare delle grosse novità, questa era quella bella, ma ce n'è anche una brutta, andiamo da Britta, perché riguarda la famiglia Fisher. Ed eccoci da Britta, anche lei ha il pancione. È più o meno nello stesso periodo, ovviamente, di Ruth. Quando Gunther e Abel sono venuti in congedo, mamma Berenice si aspettava che venisse anche Gabriel, 9 mesi fa circa, quindi poco dopo il periodo che risale alla puntata scorsa. E perché Gabriel non è venuto? Gabriel non è venuto perché era stato ferito molto gravemente, diciamo, per in qualche modo salvare suo fratello Gunther, nel senso che Gunther era stato scelto per una missione nelle linee nemiche, ma Gabriel si è offerto volontario al posto del fratello, dicendo a suo fratello: tu c'hai una figlia e quindi approfitta tu del congedo, vai a trovare tua moglie, tua figlia, e vado io al posto tuo. E purtroppo era una missione quasi suicida. Nelle linee nemiche è stato gravemente ferito e fra poco andremo a vedere cosa è successo a Gabriel dopo questi 9 mesi. Lui è stato appunto ferito prima che rimanessero incinte, quindi lui non sapeva della gravidanza di Britta, non sapeva niente, sapeva solo di dover proteggere suo fratello, cercare di proteggerlo da una missione quasi suicida, perché ha una figlia e quindi non voleva che il fratello venisse a mancare. No Britta, tu non puoi metterti a raccogliere, però aspetti un baby, sei quasi al parto, quindi vendi tutto. Comunque loro sono messi bene come soldi, anche grazie a vendi tutto, gliel'ho già detto, vediamo se riguarda anche questo. Vendi tutto,
e raccogli il miele, Berenice, raccogli il miele che dobbiamo portarlo a Elga come da accordi. Quindi mentre Britta e Ruth se la stavano passando bene coi loro mariti, Gabriel, andando al posto del fratello in questa missione pericolosissima, è rimasto talmente gravemente ferito che non ha potuto nemmeno tornare a casa come Ansel, che Ansel una volta guarito è potuto tornare a casa. Gabriel era talmente gravemente ferito, è stato in coma per tantissimi mesi, ma ora, se volete, andiamo a vedere come sta. Eccolo qui Gabriel, dopo tanti mesi di coma, di ospedale, si era spezzato il braccio, ferito alla faccia, ovviamente il tutto avvenuto mentre Gunther era, eccolo qua Gunther, mentre Gunther era a Windeburg, quindi Gunther l'ha scoperto non appena è tornato all'accampamento e è stato molto vicino a suo fratello, ma chi gli è stato più vicino di tutti è stata questa bella olandesina che si chiama Babette van Dijk, che è una volontaria per quello che riguarda l'infermiera, insomma lei è un'infermiera volontaria, viene dall'Olanda, è una ragazza bellissima, è veramente bella, e Babette ha curato con, guardate che bella che è, ha curato con dedizione totale, è stata sempre vicina a Gabriel anche quando Gabriel era senza sensi, e Gabriel a questo punto, quando si è svegliato, che ha saputo le notti che Babette ha passato al suo capezzale, ha iniziato una relazione con lei. Non si sono ancora, insomma, hanno solo flirtato, perché lui è da poco che è guarito, Gabriel, poverino, e quindi non torna a casa, ha detto no, io resto qui, sono stato ferito, potrei tornare a casa, ma desidero per gratitudine e per amore stare qui per Babette. E quindi lui non farà più missioni pericolose, ma ha deciso di rimanere lì, anche perché ormai è legatissimo a suo padre, ovviamente, ma anche a Gunnar, che lo ha curato molto bene, perché insomma lui era veramente conciato malissimo. E quindi adesso lui è innamorato di questa bellissima olandesina che si è trasferita dall'Olanda qui in Germania al fronte per fare la volontaria, e quindi adesso ha cominciato a dimenticare Britta, diciamo, ecco. E sta guarendo dalle sue ferite, sia fisiche che psicologiche. Lui è un uomo adulto, quindi psicologicamente lui era pronto a poter essere all'eventualità di essere ferito in guerra, per cui ok, sì, sono sempre dei traumi e degli shock, ma è guarito, e questo per lui l'importante è che fisicamente è guarito, e quindi è molto grato sia a suo padre e a Gunnar che alla piccola Babette van Dijk. Ve la faccio conoscere. Babette ha un bel carattere, è amante della famiglia, è ordinata, è romantica,
insomma, a quell'epoca più o meno erano tutte così le donne, eh? Non è che ci fosse la possibilità che fossero, che avessero altre aspirazioni al di fuori della famiglia. E quindi, ecco fatto, l'amore fra Gabriel e Babette sta sbocciando. Ci sarà un seguito? Intanto loro dormono nei lettini dell'ospedale e la vita al campo va avanti così. Non dovrebbero più esserci missioni pericolose o suicide e Gunther ha dei sensi di colpa perché avrebbe dovuto andare lui in questa missione e suo fratello gemello, col quale ha un rapporto strettissimo di affetto, gli ha detto no, vado io volontario e basta. Gunther è venuto a sapere che sua moglie aspetta un bambino e ovviamente è venuto a saperlo anche Henrik, sempre attraverso il la radiorice trasmittente del nonno, perché il nonno poi viene a sapere tutto e ha fatto sapere anche al campo quello che stava succedendo a casa. Quindi adesso vediamo come, quando nascono sti due bebè. Lasciamoli al campo e torniamo da Ruth, che è stata la prima a rimanere incinta. Ma vediamo la nostra Ruth. Dunque, fra Ruth e lei è pronta a partorire. C'è un tacito accordo fra Ruth e Henrik che, insomma, durante questi due anni di guerra, quasi tre per loro, si sono messi d'accordo che, dicevo, dopo questi due anni di guerra Henrik è diventato un uomo. Un uomo sotto tutti i punti di vista, quindi sono d'accordo che non appena finita la guerra Ruth e Henrik andranno a vivere per conto loro con i loro figli, sempre a Windeburg. Hanno già messo gli occhi su una casetta e quando Henrik finirà la guerra riceverà ovviamente medaglie, piuttosto, anche se la perdono la guerra, diciamocelo, insomma la prima guerra mondiale è stata persa dai tedeschi e anche la seconda, se proprio vogliamo, però tutto quello che lui ha messo da parte in questi mesi di militare gli servirà per comprare la casa con un po' di aiuto anche da parte dei suoi cognati, perché insomma i suoi cognati Gabriel e Gunther sono talmente grati a suo padre, al padre di Henrik, per la guarigione quasi miracolosa di Gabriel, che hanno deciso di dare una mano per prestando dei soldi che poi verranno restituiti nel tempo, però facendo avverare il sogno di Henrik di andare a vivere con la sua Ruth, che è sempre più bella. Questa donna è veramente una bella donna, è incinta e ancora più bella. Ok tesoro, tu devi andare in bagno, amore, vacci, no? Perché non ci vai? E viviamocela un po' così mentre aspettiamo di USA, mentre aspettiamo di, qui c'è sempre, cioè il bug del bucato non è veramente finito, o ha piovuto o comunque c'è ancora il bug che i panni non asciugano. Ansel si sta tranquillizzando un po' quando sono venuti suo fratello e suo padre, lo hanno rassicurato. Ancora non era successo niente a Gabriel. La madre ha tenuto, tutta la famiglia è stata d'accordo a tenergli segreto il ferimento di Gabriel per non traumatizzarlo di più.
e quindi a tutt'oggi Ansel non ha saputo niente, soprattutto lei era una tigre pronta a graffiare chiunque avesse nominato i problemi del fronte. E lui comincia a tranquillizzarsi, ha migliorato molto la sua abilità di pittura e continua a dipingere, ecco questo è l'ultimo quadro che ha fatto, e li vende perché è l'unico modo che ha, vendi a un collezionista, è l'unico modo che ha di aiutare la mamma, c'hai fame, vabbè prima dormi va, di aiutare la mamma, eccola lì che deve aggiustare questo, ripara. Aspettiamo il parto di, lo volete aspettare il parto di Ruth per sapere se Samuel avrà un fratellino o una sorellina? Io per la femmina ce l'ho il nome come sempre, però non lo so se sarà una femmina e come al solito non ho manovrato la cosa. La nostra Emily invece non ha nessuna intenzione di trovarsi un ragazzo, è una ragazza che desidera stare con la mamma, desidera stare in famiglia, sarà la nubile di famiglia perché non ha, diciamo che lei ha degli altri gusti sessuali che all'epoca non poteva manifestare e non poteva assecondare, e quindi non le interessa avere un uomo per niente, e piuttosto che fare un outing, come si direbbe oggi, un coming out, o ammettere con se stessa che lei è così, dice no, resterò con la mia mamma, io starò con lei e con mio padre e la loro vecchiaia la faranno insieme a me. Ansel è troppo turbato per pensare ad un fidanzamento, ha conosciuto Marta, la sorella di Gabriel e di Gunther, però ancora anche lui è turbato. E Gretel per il momento pensa solo al suo gemello e non pensa a nient'altro. Un passo avanti l'ha fatto Ansel, dorme da solo, non dorme più insieme alla sorella, e lei è un pochino più tranquilla, però gli sta sempre col fiato sul collo. E Emily ha preso questa decisione, lei non può assolutamente permettersi di vuoi andare a letto Emily? E vai a letto con la tua mamma stanotte, dai. Non può assolutamente permettersi di assecondare la sua natura, della quale nemmeno lei capisce bene, lei non capisce cosa le stia succedendo, sa solo che si sente attratta verso le donne, e però chiaramente a quell'epoca era impensabile. Samuel, piccolino, vai a far la pipì, amore, bravo, e poi mettiti a dormire con la tua mamma, come sempre, che magari domani ti nasce un fratellino o una sorellina, vedremo, io non ho pilotato nulla, mi piacerebbe una bimba, soprattutto perché ho già il nome, però va benissimo anche un maschietto. E lasciamoli dormire e aspettiamo il parto di entrambe le fanciulle. Ed ecco che è iniziato il travaglio. Quindi aspettiamo che Samuel si svegli. Ah, le scuole si sono riaperte qui a Windeburg, non in tutto il resto della Germania. Quindi loro vanno a scuola coi compiti anche fatti, perché non li ha iniziati, e vabbè, andranno a scuola senza compiti fatti. Sono riaperte le scuole, diciamo che sono scuole un po' disastrate, però hanno ripreso i corsi scolastici. E adesso, gioia mia, tu partorisci. E tu vai su ad assistere, vai qui.
Eccola qua, Ruth sta per partorire. Olè, vai Ruth, vediamo. Oh, oh, congratulazioni, una femminuccia, ero sicurissima, perché di solito dopo il maschio, e scommetto che di là nascerà un maschio. E questa bambina si chiamerà Sophie. Solomon Weber, sarebbe meglio Weber Solomon, ma va bene così lo stesso. Sophie e Samuel. E vediamo la piccola Sophie patatina. E hai un fratello che ti aspetta. Hai visto, nonna? È nata la piccola Sophie. Nutri. No, che nutri con il biberon? No, no, no. Tu allatta, tesoro, nutri, allatta. E mentre andiamo da Britta vi faccio vedere su quale casetta dalla mappa avrebbero messo gli occhi Henrik e Ruth quando lui è venuto in congedo. Ne devono ancora parlare con Helga, ovviamente, e soprattutto lei vorrebbe parlarne con suo padre, con Matthew, che c'ha tanti tanti soldi. No, nessuno può andare all'università ancora. Suo padre è diventato un uomo ricchissimo. Henrik cambia il pannolino. Henrik ovviamente non vorrebbe che la casa gliela comprasse il suocero, però un aiuto è sempre gradito. Quindi fra il suocero, i due cognati e i soldi che lui si è guadagnato durante questa, col suo essere parte dell'esercito, qui vediamo di pulire, tesoro mio, e buttare via. Ok, allora andiamo a trovare Britta e a vedere cosa nasce a Britta. Ecco, la casa sulla quale avrebbero messo gli occhi Britta e Henrik è questa qui. Ci sta questo Watanabe col quale si metteranno d'accordo e abiteranno di fronte al pastore. E quindi loro si trasferirebbero in città, nella cittadina, non più nella campagna, ma nella cittadina, sicuri che comunque Helga provvederà ai rifornimenti di frutta e verdura senza che loro debbano coltivare l'orticello. Ma andiamo a vedere Britta. Oh, non è nato, meno male. Ma come, non ha più la pancia Britta? Oh oh, ma come ha fatto a non aver più la pancia? Ah beh, non ce l'ha più, ma è ancora incinta. Ok, va bene. Anche lei deve andare a scuola, la nostra Annika. E anche qui, se è una femminuccia ho già il nome. Se è un maschio, invece no. Annika, vai a scuola, tesoro. Vai a scuola, che sei in ritardo. È la stessa scuola che fa suo cugino. Quindi è mezza disastrata la scuola. Ecco, lei cammina da incinta ma non ha più la pancia. Questo è molto carina come cosa, veramente carina. Riponi, ecco, riponi. Quindi sia Marta che Ansel avevano, prima che Ansel partisse per il fronte, avevano stretto una buona amicizia e anche un inizio di qualcosa di più. Ma da quando Ansel è tornato dal fronte non si è più fatto vivo con Marta, perché aveva altri problemi e non era nemmeno sicuro di se stesso. Quindi si vedrà nel futuro se Ansel riuscirà a superare del tutto la cosa. Ma noi vogliamo che Britta partorisca anche se senza panza. Oh, è ricomparsa la pancia, meno male, mi ero proprio spaventata. Fra l'altro Britta e la suocera, Britta
Rita ormai ha cercato in tutti i modi di far felice la suocera, un pochino c'è riuscita, hanno addirittura la stessa pettinatura. Aspettiamo, dai, non può mancare tanto. Vedete, si baciano, si vogliono abbastanza bene ormai, ecco, via. Ed eccoci qui anche con Britta, iniziato il travaglio. Vediamo, partorisci. Le donne partorivano da sole. Stai qui tu, assisti al parto, stai qui, vai qui. Britta sta per avere un figlio. Non può dirle niente. Ehi, nonna Berenice, un'altra femminuccia! Ah, stavolta sono due bambine e si chiamerà Heidi. Eccola qui, la piccola Heidi. No, non dirmi che... No, una sola, meno male. Ok, perfetto, ecco anche la piccola Heidi. E così Annika ha una sorellina. E Heidi piange, tu allatta l'amore, nutri, allatta, è la prima cosa che si fa, anche se hai tanto sonno, adesso dormi vicino alla tua bambina, e le cambi il pannolino e poi dormi. Io vi saluto, settimana prossima sarà passato l'ultimo anno della guerra. Torneranno i nostri eroi? Penso proprio di sì, ne hanno passate abbastanza. Quindi finalmente gli uomini torneranno a casa, Ruth e Henrik, ovviamente non essendoci posto in casa perché sarebbero in 9 e non possono starci. Dormi intanto prima che si sporchi il pannolino, tanto fra poco ti sveglia per il pannolino. Heidi e Annika, e anche tu, tu sei la febbre, sei disturbata, vi saluto, ci rivedremo nel 2018 con le due bambine, con le due cuginette, perché anche di là è nata Sophie, quindi Helga comincia ad avere 4 nipoti, 3 femmine e un maschietto. Alla settimana prossima, ciao a tutti, ciao ciao!